Padre Pio è l'arma del rosario. Sì, per Padre Pio il rosario era un'arma. Un'arma per sconfiggere appunto il male, per dare batoste al male. Non ricordo dove ho letto e chi ha detto che ogni Ave Maria è come una martellata sulla testa del demonio. E Padre Pio amava molto questa preghiera. Perché? Perché amava la Madonna. Perché aveva un amore veramente filiale, profondo, vero, tenero verso la Madonna. Ma torniamo ancora a qualche altra definizione che Padre Pio dà e ci dà a noi sul rosario. E badate bene, non è che è finito il mese di ottobre o il rosario lo recitiamo solo durante il mese di ottobre o il mese di maggio, no. Dovremmo recitare ogni giorno il rosario, anche in maniera spezzettata. Cioè, una volta, per esempio, io vi dico come faccio io a recitare il rosario. Recito una posta quando sono per strada, oppure quando sono sui mezzi, quando viaggio, la sera. Ecco, ogni momento è una cosa buona per recitare il rosario. Questa preghiera non per vecchiette, ma questa preghiera che veramente ci può aiutare a penetrare nel mistero della redenzione, della salvezza operata da Gesù Cristo. Ma torniamo a Padre Pio. Un altro frate chiese a Padre Pio: «Padre, ma perché recitate sempre il rosario e non altre preghiere?» Sapete Padre Pio che ha risposto? Dice: «Perché la Madonna non mi ha mai rifiutato una grazia chiesta attraverso la recita del rosario». Ecco che Padre Pio ci insegna ad avere fiducia in questa preghiera. Abbiamo un problema, stiamo male non solo fisicamente noi, ma anche perché un amico, una persona, un familiare sta male per una malattia. Bene, accorciamo le parole umane, anche belle, anche giuste, che ci possono uscire dal cuore, e diciamo il rosario. Quando si va a trovare una persona che per tanti motivi potrebbe star male, sarebbe bello che come cristiani almeno recitare con lui un'Ave Maria, se poi possiamo dire il rosario, meglio ancora, tanto di guadagnato, convinti che, come giustamente ci dice Padre Pio, la mammina non ci rifiuta nulla, ci è sempre vicini. E proprio quando non è possibile accontentarci, ci dona la forza e la grazia della tenerezza, della consolazione e del coraggio. Io vi aspetto domani, Padre Pio ti vuol dritto al cuore. Ciao!